Sì, grazie Presidente. Volevo sottolineare nel ringraziarla le modalità, insomma, dello svolgimento di questa, con le novità di oggi dovute alla, diciamo, alla modalità mista. Vedendo che pure, dice, è stata apprezzata da alcuni consiglieri che predicavano a gran voce la permanenza in aula e oggi non ci sono. Va bene, questo ne prendiamo atto. Dunque, entrando nel merito, volevo tranquillizzare il collega De Priamo, che non vedo in questo momento, però vedo che c'è il collega Figliomeni, sul fatto che i due emendamenti. Presento anche il successivo, il 18, presentati da me, ma veicolati per il settimo municipio, non possono rappresentare, ovviamente, mi sembra evidente, essendo io di un altro municipio, uno stimolo alla mia campagna elettorale, che tra le altre cose da statuto non dovrebbe nemmeno esserci perché. Io sono al secondo mandato per il Movimento 5 Stelle, quindi non ho al momento interessi specifici. Tra le altre cose, in questo caso non spostiamo nemmeno fondi, i fondi rimangono esattamente lì dove erano stati previsti, quindi non chiamarla rimodulazione sarebbe addirittura un azzardo dal punto di vista contabile, perché si tratta della medesima opera. Che assume una denominazione diversa perché si tratta di manutenzione straordinaria per un certo numero di strade che viene modificata per un numero di strade, per un'indicazione di strade diverse. Quindi sempre di manutenzione straordinaria strade si tratta, quindi i riferimenti alla voce e capitoli di spesa rimane esattamente lo stesso, l'importo è lo stesso, ma la composizione delle vie che saranno oggetto di manutenzione straordinaria. Sia per l'emendamento numero 17 che per il 18, in realtà si modifica, per cui tutti i discorsi che sono stati fatti su eventuali manovre d'aula o altro è un emendamento prettamente tecnico che restituisce, o meglio, aggiorna la coerenza di quanto verrà fatto in termini di manutenzione sulle strade del settimo municipio. Grazie.